Quando vogliamo mettere le basi per una qualsiasi azione o campagna di marketing, o più in generale per una qualsiasi manovra per il proprio business, una delle prime cose da definire nella strategia è il target. Nel linguaggio commerciale marketaro, il termine target identifica i potenziali clienti e acquirenti di un prodotto, i destinatari dei tuoi servizi, il pubblico di riferimento. Per essere più efficienti e raggiungere gli obiettivi in modo concreto, non bisogna fare riferimento ad una massa indistinta di consumatori, ma occorre rivolgersi a degli segmenti specifici con determinate caratteristiche e interessi. Ecco che entrano in gioco le buyer personas o le customer personas. Non sono nient'altro che utenti che incarnano un segmento del nostro pubblico di riferimento, del nostro target. Definire le buyer personas quindi è utile a rendere più agevoli ed efficaci i lavori di personalizzazione dei contenuti della vostra azienda. E gli step per definire al meglio i vostri utenti sono solo tre. Il primo di questi è l'analisi del target. In questo caso potete fare ricorso allo strumento più comune, che è quello del pubblico di Google Analytics. Potete creare dei focus group oppure realizzare delle interviste. Un secondo momento, immaginate assieme al vostro team chi potrebbe essere il vostro cliente tipo. Immaginatene l'età, il lavoro, dove abita, dove vive, quali sono i suoi interessi. Infine chiedetevi perché quel determinato utente dovrebbe essere interessato a voi, quali sono i problemi quotidiani che potrebbe incontrare e che la vostra azienda potrebbe risolverli. Se avete fatto correttamente queste tre attività, sarà come avere di fronte la persona a cui i vostri contenuti di comunicazione sono rivolti e quindi la guida all'uso delle parole, del tono e dello stile più adatti.